Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Benedetta Pisano e tutta la redazione di Radio Speranza. Oggi mercoledì 15 novembre la Chiesa Cattolica ricorda la memoria di Sant'Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa. La notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, ha attraccato al porto di Ortona la nave Ocean Viking dell'organizzazione non governativa SOS Mediterranee, con a bordo 128 migranti, tra cui 4 donne e 10 minori non accompagnati, provenienti per lo più da Siria e Bangladesh. Il sesto sbarco in Abruzzo da gennaio 2023, ieri erano presenti anche le forze dell'ordine, le associazioni di protezione civile, la Croce Rossa, l'ASL e il 118. La Giunta regionale d'Abruzzo, su proposta dell'assessorato all'agricoltura, ha deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità per i danni alla viticoltura abruzzese a causa degli attacchi di peronospora causati dall'eccezionalità degli eventi atmosferici che hanno flagellato la regione durante la primavera scorsa. I danni subiti a seguito dei sopralluoghi e delle stime effettuate dagli uffici regionali ammontano ad oltre 210 milioni di euro, con una mancata produzione viticola nei territori delimitati di oltre 4 milioni e 200 mila quintali, pari al 70,12% in meno della produzione ordinaria. Il danno alla produzione lorda vendibile è pari al 41%. Con il provvedimento appena approvato, dichiara il vicepresidente della Giunta con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente, investiamo formalmente il governo al fine di ottenere misure più strutturali a sostegno del mondo agricolo abruzzese. Nel contempo manteniamo una costante interlocuzione anche con il sistema bancario per vagliare ogni tipo di intervento. Stiamo attivando ogni canale, spiega ancora, per restare al fianco degli agricoltori e dei produttori abruzzesi che stanno affrontando una situazione drammatica. Secondo i dati raccolti in provincia di Chieti, la mancata produzione viticola nei territori delimitati è stata di 3.279.232 quintali, con una perdita economica di 163.961.000 erotti euro, pari al 70% della produzione ordinaria del territorio. L'incidenza in termini percentuali del danno sulla produzione lorda è stato del 43% e nella provincia di Pescara la mancata produzione è stata pari anche qui al 70% della produzione ordinaria del territorio. L'incidenza in termini percentuali del danno sulla produzione lorda vendibile è stato pari al 34,71%. Il comune di Pescara è la tappa abruzzese che chiude l'edizione autunnale del Tour Appalti ASMEL, concepito per supportare i comuni della regione in una fase cruciale di riassetto normativo e procedurale a pochi mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice. Nell'evento territoriale, che nell'ultima edizione ha visto oltre 10.000 partecipanti agli incontri svolti in ben 18 regioni, vengono analizzate con i diretti interessati, i sindaci, gli amministratori, segretari e funzionari degli enti locali, le difficoltà di coordinamento tra norme codicistiche e norme derogatorie e speciali, in particolare le norme integrative per gli appalti del PNRR sui controlli, il DNSH e le clausole per la parità di genere e la progettazione in BIM. Sono felice come sindaco di Pescara di accogliere questo evento del Tour Appalti PNRR presso l'Ufficio Europa dell'Aurum, che da sempre è il luogo di confronto e di studio su questioni che afferiscono alla cultura, alla crescita dell'amministrazione pubblica e delle professioni. È un momento certamente di profonda trasformazione normativa, quello che coinvolge appalti e contratti pubblici, evoluzione che gli enti territoriali hanno già potuto sperimentare nelle procedure riguardanti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E così ha dichiarato il sindaco di Pescara in vista dell'ultima tappa stagionale del Tour Appalti di ASMEL. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla salute Nicoletta Verì, ha deliberato la presa d'atto dell'accordo di programma con il Ministero della Salute per gli investimenti in edilizia sanitaria e lo schema di atto di concessione per gli interventi. Si tratta, ha ricordato l'assessore Verì, dell'accordo di programma integrativo approvato in conferenza Stato-Regioni, cui ha dato attuazione il protocollo d'intesa firmato lo scorso marzo dal presidente Marco Marsilio e dal ministro della Sanità Orazio Schillaci, in
relazione agli interventi di edilizia sanitaria. L'intesa, sottoscritta anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha consentito di sbloccare risorse per circa 300 milioni di euro ed è arrivata a conclusione di un lungo lavoro che abbiamo portato avanti come Dipartimento della Salute in sinergia con i ministeri. Le risorse aggiuntive a valere sul bilancio regionale per complessivi 68 milioni e 186 mila euro trovano copertura in un dettaglio. Per l'annualità del 2024 6 milioni 863 mila 918 euro, per l'annualità del 2025 invece ammonterà a più di 7 milioni. La Giunta ha anche approvato lo schema di atto di concessione attraverso il quale si attribuirà a ciascuna azienda sanitaria locale di competenza la concessione per la realizzazione di ciascuno degli interventi oggetto dell'accordo. E siamo invece alle previsioni del meteo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti più compatti interesseranno le zone interne montuose, ma senza fenomeni rilevanti. Soffieranno ancora venti di libeccio con garbino sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, ma i venti tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali entro il pomeriggio. Dalla tarda mattinata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica e dall'Aquilano, in estensione verso il settore adriatico, con possibili rovesci sparsi, più probabili sulle zone montuose e sul versante adriatico. In particolare, addensamenti consistenti potranno interessare il Teramano, il Pescarese e il Chietino dalla tarda mattinata e nel pomeriggio sera, con rovesci sparsi, occasionalmente anche a carattere temporalesco, ma in miglioramento in tarda serata, nottata. Nuvolosità in aumento nella giornata di giovedì. Temperature in generale diminuzione dalla tarda mattinata, anche sensibile sul versante adriatico. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali con rinforzi sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico. Dalla tarda mattinata tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e collinare. Mare poco mosso al mattino con motondoso in aumento dalla tarda mattinata, e con i dati di Abruzzo Meteo ci salutiamo, buona giornata. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.